Black Mirror è una serie antologica che analizza in ogni puntata le conseguenze che l'evoluzione tecnologica può avere sull'uomo. In ogni singolo episodio viene presentata una tecnologia apparentemente nuova, ma che in realtà è una copia futura di errori passati commessi dall'uomo. Ma cosa rappresenta questa serie? Un futuro distopico o qualcos'altro? The Entire History of You può essere un esempio di futuro distopico. Al centro dell'episodio abbiamo una sorprendente invenzione tecnologica, un chip impiantato dietro l'orecchio di ogni essere umano, in grado di registrare tutto ciò che si vede, permettendo poi di riprodurre i ricordi come fosse una galleria fotografica di qualsiasi smartphone. Simili a questa tecnologia sono i cosiddetti Google Glass, utilizzati soprattutto in ambito professionale. Lanciati sul mercato nel 2014, i cosiddetti Google Glass si erano velocemente rivelati un flop. Contemporaneamente, l'azienda sudcoreana Samsung crea delle lenti a contatto interattive, in grado di ricevere e inviare dati a uno smartphone nelle vicinanze. Infine, nel 2016, la multinazionale giapponese Sony ha progettato una lente a contatto molto avanzata dal punto di vista tecnologico, capace di registrare video, archiviarli e trasmettere i dati. Al momento la Sony è ancora lontana dalla realizzazione materiale del progetto, ma comunque la tecnologia ha raggiunto ormai una maturazione a livello processuale. Gli episodi precedenti ci avevano già mostrato delle storie molto vicine al nostro mondo, facendoci aprire gli occhi su come la tecnologia possa manipolare gli esseri umani. Nel momento in cui, invece, le piattaforme social contemporanee diventano il fulcro del quotidiano, si rischia di superare i limiti e arrivare in un mondo molto più simile a quello rappresentato nel primo episodio della terza stagione. Gli scrittori Charlie Brooker, Michael Schur e Rashida Jones introducono in questo episodio una satira della società contemporanea. Fulcro degli avvenimenti è una piattaforma online in cui si può votare attraverso delle stelle da 1 a 5 e attraverso delle lenti di realtà aumentata perennemente online vedere in tempo reale i vari punteggi delle persone con cui si viene a contatto. Nel quartiere ci sono un bar e un ristorante riservati ai residenti dove conoscere persone con punteggi elevatissimi. Per i top influencer c'è un apposito programma. Sono qualificata, crede? No, non ancora. Il punteggio deve essere tra il 4 e il 5. Quindi 4.5. 4.5 avrà il 20% di sconto. Inevitabile il confronto con la nota piattaforma social Instagram, sviluppata da Kevin Systrom e da Mark Krieger, e lanciata nell'ottobre del 2010, dove tutto si basa sul numero di followers e sul numero di likes su ogni foto. Non è forse anche questa una sorta di valutazione a stelle? Nell'episodio, ogni persona che vuole raggiungere notorietà e diventare prime influencer deve raggiungere un punteggio compreso tra le 4,5 e le 5 stelle. Questa parola, infatti, non è stata scelta a caso. Come in questo presente parallelo, anche nel nostro, negli ultimi anni, stanno nascendo nuove figure di rilievo come gli influencers, i fashion bloggers o i food bloggers. Essi sono pagati per essere gli sponsor di noti marchi e locali e il loro lavoro è proprio quello di influenzare la gente in determinate scelte. Proprio come nell'episodio, dove troviamo la protagonista Lacey che farà di tutto per riuscire ad arrivare al punteggio di 4,5, molti sono i ragazzi che aspirano ad essere visibili su Instagram, senza però capire che quella del social sarà solo una gabbia di continue costrizioni. Si arriverà a un punto dove, come Lacey, si toccherà il fondo e tutti vorremmo essere liberati da questa gabbia immaginaria. Kenny, un giovane ragazzo osservato dalla webcam del suo computer, viene ripreso da un hacker durante un atto compromettente, che sarà il pretesto per ricattarlo e indurlo a obbedire a qualsiasi ordine gli si venga impartito. Kenny scoprirà che non è l'unico ad essere stato ricattato. Tutte le persone con cui verrà in contatto hanno qualcosa da nascondere che può essere rivelato attraverso internet.
Nell'arco di una giornata, il senso di vergogna lo ha portato a scavalcare ogni principio morale per salvare la sua reputazione. Eppure, tutta quella violenza subita e usata si rivela inutile. Il suo video in cui si masturba davanti ad immagini pedopornografiche viene diffuso arrivando ad amici e parenti e rovinando per sempre la sua vita. Se in un primo momento Kenny può destare empatia e compassione nello spettatore, con la scoperta delle sue perversioni, quest'ultima è indotto a provare ribrezzo e a ritenere le pene che ha subito una giusta punizione. Dunque l'episodio mette in crisi il nostro punto di vista. Abbiamo così la dimostrazione lampante di come uno schermo che si osserva diventi uno schermo che ci osserva. Questa realtà non è lontana dalla nostra e un esempio è il caso di Tiziana Cantone, una ragazza napoletana che si fece convincere a girare piccoli video hard. Tiziana è stata uccisa dal web, cita nei giornali. Questo mezzo l'ha privata della sua dignità e anche del suo diritto di essere difesa, dato che in diverse occasioni è stato dichiarato dal grande pubblico di internet che la sua condotta è stata una sua responsabilità. L'episodio è forse quello che più si avvicina al nostro presente, non tanto per il tipo di tecnologia, quanto per la tematica affrontata, il cyberbullismo. Qui Brooker affronta questo tema mostrando quanto un oggetto virtuale come un semplice hashtag possa diventare effettivamente reale con l'uccisione non di tutte le vittime, ma di tutti i carnefici, i cosiddetti leoni da tastiera. L'unica differenza con il mondo reale è che qui, a sporcarsi le mani di sangue, è solo l'ennesimo dispositivo elettronico. Si tratta del prototipo ADI, in grado di svolgere le stesse funzioni dell'app originale in via di estinzione. Per un confronto con la nostra realtà, possiamo citare il caso del 1957, quando in America, per salvare le api in pericolo di vita, il biologo Warwick Estevan Kerr le incrocia con 26 regine provenienti dall'Africa del Sud. Quest'ultime si sono mostrate più aggressive delle precedenti e hanno provocato la morte di 14 persone. Nell'episodio è un hacker e non un biologo a prendere il controllo. Quindi, più che di un'ape assassina, si tratta di un singolo assassino che manomette un sistema, lo stesso sistema di sorveglianza che si scopre essere al servizio delle istituzioni. Il governo non investe milioni per dei cervelloni che prendono 200 voti dagli ecologisti. Un esempio che può collegare l'episodio alla nostra realtà è lo scandalo Facebook del 2018, secondo cui il social network avrebbe passato informazioni a fini elettorali alla piattaforma Cambridge Analytica. Ed è così che piattaforme come Twitter possono divenire ambienti da carneficina, in cui è protagonista il perfido gioco del social estremizzato dal hacker. La detective non trova un senso a ciò che è successo e anche se chi è morto è vittima e carnefice allo stesso tempo, l'hacker deve pagare per quello che ha fatto. La sua social lo ha trovato, ma non sappiamo come finirà. Con gli hashtag, insomma, devi solo inserire il nome di qualcuno che odi, non è reale, è uno scherzo, ecco. Quindi, se il mondo di internet con l'evoluzione tecnologica può diventare un luogo sempre più pericoloso, questo cambiamento potrebbe portare gravi conseguenze anche in ambito bellico, come si può notare nella quinta puntata della terza stagione. Non sono lontani i tempi in cui l'uomo si troverà a integrarsi con corpi robotici per combattere guerre, con il fine di ottenere meno perdite possibili e raggiungere il massimo risultato. Esistono già oggigiorno droni autopilotati e prototipi di robot dotati di IA, intelligenza artificiale, capaci di far fuoco su degli obiettivi grazie solo a dei comandi preimpostati dall'uomo. Un esempio citabile è il Talos, un esoscheletro in grado di aumentare potenza, velocità e resistenza fisica del soldato ospitante, ne può alterare la temperatura corporea e può persino segnalare delle compromissioni vitali, proprio come accade in alcuni videogiochi. La causa scatenante di questa corsa al robot è l'incompleta efficienza delle capacità umane. L'uomo è debole, può sbagliare, può provare empatia. Progetti come quello russo Fedor spiegano come un robot possa superare l'uomo e tutte le sue debolezze. In Man Against Fire, un soldato come Stripe, il protagonista, non può e non deve esitare ad uccidere i parassiti, umani mostruosi affetti da un virus destinati all'estinzione. L'ho infilzato con il mio coltello. E come ti sei sentito? Da che punto di vista? Emotivo. Niente. È il congegno militare della maschera impiantato nel suo cervello a modificare i suoi sensi e a privarlo della sua umanità. I parassiti non esistono. Loro sono come noi. Certo che sì. Il tema centrale è la tecnologia che arriverà a prendere decisioni al posto dell'uomo.
In questo caso la maschera rende i soldati dei burattini inconsapevoli in mano al governo, e forse un giorno quegli stessi droni autopilotati o i robot killer progettati nel nostro tempo potranno finire in mani sbagliate e contribuire così alla scomparsa dell'empatia umana. Sono le maschere il vero segreto.